Bene, adesso distacchiamoci un attimino da quello che è tutto l'argomento su cui ruota attorno il corso e concentriamoci un attimino su di me. E il sensei del corso, quindi il vostro insegnante, che sarò io. Mi chiamo Francesco Passanante. Innanzitutto vorrei approfondire con voi una passione, quindi che è stata quella che ha fatto sì che io mi approcciassi al mondo del web development e che diventassi comunque un professionista nel settore. Io sono partito con appunto una passione di Mirch. Mirch cos'era? Mirch era un programma di chat che veniva utilizzato moltissimo negli anni 2000 per il file sharing. Quindi, ancora prima che nascessero determinate tecnologie che trattavano la condivisione di dati, di file come film, musica e quant'altro, esisteva appunto Mirch, che era una chat, non era una chat di incontri, ma era una chat composta da canali. Questi canali immaginiamoli come delle pagine Facebook, dei gruppi Facebook, dove c'era tanta gente, solo che i canali potevano essere moderati, si poteva decidere chi far entrare e chi non far entrare, oppure potevano essere di libero accesso, e gli utenti avevano dei poteri, poteri per modo di dire, che potevano essere quelli di rendere mute le persone, bloccare delle persone o fare delle azioni. Attorno a questo mondo Mirch, però c'era tutto un mondo relativo a degli script. Quindi questi script cos'erano? Non erano altro che dei programmi veri e propri, perché Mirch era un programma vero e proprio, poi si appoggiava magari a delle reti anche online, quindi poteva essere accessibile anche tramite la chat di Tiscali o tramite altri tipi di chat, perché ci si collegava appunto a un server che era quello, il server di Mirch. Ma per la precisazione, tutto l'ecosistema Mirch girava attorno a questi Mirch script. Quindi, appunto, erano questi programmi che ci si scaricava con un eseguibile dal quale, appunto, si poteva poi collegare a diversi canali, ma non c'era l'unica possibilità, non era solo quella di chattare con le persone all'interno di canali o anche con delle chat private, ma questi Mirch script avevano un sacco di cose, di future. Potevi ascoltare la musica, quindi avevano il loro lettore incorporato, ma avevano altre funzionalità, come per dire, non lo so, magari quando la modalità che io mi alzo dal computer me ne vado, e tu potevi impostare questa modalità, si chiamava Away System. Quindi questo Mirch mi ha aperto un mondo, mi ha aperto un mondo, il mondo della programmazione, perché io, incuriosito, che erano gli anni 2000, 2002, 2003, io incuriosito in quegli anni, comunque ero molto giovane, avevo, non lo so se avevo tipo 12 anni, 13 anni, 11 anni, un'età del genere, avevo un computer che non era mio, tra l'altro era di mia sorella, e non sono mai stato un appassionato di gaming, e quindi un amico una volta mi ha detto: scaricati Mirch, c'è questo programma di Dragon Ball, perché appunto erano personalizzabili, si poteva personalizzare la grafica, gli sfondi, gli effetti sonori, le immagini e quant'altro. E quindi a me, ero appassionato, mi piaceva Dragon Ball e me lo sono scaricato. Da lì mi si è aperto appunto questo mondo di programmazione a Mirch, perché mi sono cimentato a creare degli script che poi si spargevano in rete gratuitamente. Non c'era una speculazione dietro a Mirch. Chi programmava su Mirch lo faceva gratuitamente per la community di Mirch. Questo concetto è un concetto che ancora oggi è molto molto diffuso tramite piattaforme come GitHub o tante altre. E comunque, questo è stato il mio approccio alla programmazione. Dopodiché, cosa è successo? Ho continuato il mio percorso scolastico, delle medie, superiori e quant'altro. Mi sono diplomato come perito informatico, mi sono diplomato un po' in ritardo. E ho fatto diverse esperienze lavorative nel settore informatico, partendo come sistemista, perché comunque la programmazione di Mirch non paga, non è un settore lavorativo, tanto che comunque Mirch è morto, ma non è mai stato comunque un settore lavorativo. E ho
Ho fatto qualche esperienza come sistemista in qualche negozio di informatica, sia a Bergamo che in Sicilia. So che sono due posti totalmente opposti, però io sono riuscito a collegarli, non so come. Finché poi a un certo punto mi sono sempre appassionati questi benedetti siti web perché già li vedevo quando ero piccolo, quando mi approcciavo a Mirch, perché con Mirch c'erano già le prime documentazioni per creare questi script su Mirch e quindi vedevo questi siti web che ai tempi erano realizzati in una maniera veramente basilare, venivano utilizzate degli strumenti che ad oggi non esistono più, considerate che non esisteva neanche WordPress ancora a quei tempi. A quei tempi esistevano degli strumenti che si chiamavano ad esempio PHP Nuke e PHP BB, che erano degli strumenti che ti permettevano di realizzare un sito web, dovevi conoscere dell'HTML, CSS e poi loro facevano tutto il resto del gioco. Comunque, dopo questa esperienza, dopo l'esperienza dopo essermi diplomato come perito informatico, dopo aver fatto qualche esperienza come sistemista in diversi negozi di informatica, riuscii finalmente a prendermi del tempo, a ritagliarmi del tempo mentre lavoravo la sera e ho iniziato ad approfondire quello che è web development. Quindi ho ripreso magari qualche nozione di PHP che ho imparato strada facendo durante le superiori, ma anche durante la mia esperienza con Mirch, nozioni di HTML, le ho rispolverate un poco tutte, mi sono messo a studiare da autodidatta in autonomia e attualmente sono 10 anni che opero nel settore del sviluppo software relativamente in ambito web. Il mio bagaglio culturale in questo settore va dall'HTML fino a qualsiasi linguaggio, nel senso che a un certo punto vi accorgerete anche voi più avanti che una volta capite le logiche della programmazione, ormai essendoci una grossa standardizzazione anche in quelli che sono i linguaggi di programmazione, ormai se io volessi, non so, domani imparare un linguaggio a me sconosciuto, non mi verrebbe difficile perché le logiche della programmazione ormai sono quelle, quindi dovrei solo imparare la sintassi, come si scrive quel linguaggio. Ma il ragionamento è quello. Voi, vi basti pensare questo. Immaginate che tutte le lingue del mondo, quindi inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, chi più ne ha più ne metta, siano uguali all'italiano, come logica, quindi come formazione di un periodo, come formazione di una frase, come formazione di un discorso, come che tutte le lingue abbiano gli stessi tempi verbali, che abbiano le stesse logiche, ma cambia solo la pronuncia e il linguaggio. Sarebbe semplice così, giusto? Però noi sappiamo che purtroppo tutte le lingue del mondo non sono uguali, quindi per dire le lingue è un po' diverso, ma i linguaggi di programmazione prima erano tutti diversi, magari non c'entravano fra di loro e quant'altro. Ora ormai sono tutti uguali, uguali nel senso che seguono tutti degli standard. Li hanno standardizzati perché li hanno standardizzati? Per rendere più facile la comprensione e il dialogo fra questi linguaggi. Allora, su di me, sono appunto web developer da 2010. E da un anno a questa parte sono direttore di Startup Grind Bergamo. Da un anno a questa parte, meglio dire dal 2019 a oggi, sono direttore di Startup Grind Bergamo. Startup Grind Bergamo cos'è? Startup Grind è una community di imprenditori presente in tutto il mondo. Sono più di 2 milioni di imprenditori che fanno parte di questa community. La community nasce in Silicon Valley ed è presente in 125 nazioni con attive più di 600 città operanti. Io sono il direttore della community di Bergamo relativa a Startup Grind e come operiamo noi praticamente? Facciamo dei talk, degli eventi che durano comunque in un tempo ridotto, 1 ora, 2 ore, massimo 3 ore, e facciamo 5 eventi l'anno sulla città di Bergamo. Sono eventi che riguardano prettamente il mondo delle startup digitali, innovative e tecnologiche, quindi magari
viene Tizio, che potrebbe essere un elemento di spicco del mondo delle startup del food tech, viene e fa con noi lo speech e facciamo questo breve talk e poi comunque è un modo come un altro per creare community di persone che hanno gli stessi interessi o dei comuni interessi in modo da conoscerci e aiutarci reciprocamente, creare appunto nuove amicizie e nuovi feeling. Web developer dal 2010 cosa significa invece? Significa che io tratto qualsiasi tipo di servizio lato web dal 2010. È dal 2010 che io realizzo siti web, applicazioni web, e-commerce, landing page, gestionali cloud, chi più ne ha più ne metta, con gli strumenti che fanno parte del web development, quindi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, eccetera, eccetera, eccetera. E a parte questo, posso dire che ho lavorato con diverse aziende nel territorio italiano. Ho lavorato a dei bellissimi progetti, alcuni dei quali sono stati candidati agli awards, perché voi dovete sapere che i siti web hanno gli awards. E quindi sono stato comunque molto soddisfatto ad essere stato candidato, cioè ad essermi trovato in mezzo a questi progetti appunto candidati agli awards e che dire, niente di più. Ho visto progetti semplici, ho visto progetti complessi, non vi nego che i miei primi progetti erano orrendi, non, di sicuro voi che uscirete da questo corso, il vostro primo progetto sarà più bello del mio primo progetto che feci anni or sono, ne sono convinto, e perché appunto, vabbè, diciamo che uscirete da questo corso con molte più nozioni di quelle che avevo io quando ho iniziato questo percorso. La mia mission invece è un mondo dove il programmatore non venga visto come classico nerd solitario, ma bensì una mente aperta e lucida, motivata e fantasiosa, in grado di soddisfare le svariate esigenze di possibili clienti e soprattutto in grado di reinventarsi sempre. Praticamente, cosa intendo dire? Intendo dire che al mondo d'oggi, contestualizziamo in Italia, quindi non in tutto il mondo, ma in Italia e aggiungerei per fortuna solo in Italia, o quasi solo, il programmatore viene ancora visto come un nerd solitario, come uno che sta tutto il giorno al computer, magari con gli occhialoni, magari un po' su di peso, magari senza amici, magari un poco strano, ecco. No, il nerd solitario non c'entra niente col programmatore. Il programmatore è una mente lucida, una mente sveglia, una mente analitica, una mente reattiva, una mente pronta a ogni sconvolgimento. Perché vi dico questo? Perché il programmatore, per saper programmare bene, deve essere sempre aggiornato e purtroppo, o per fortuna, nel senso che purtroppo bisogna sempre aggiornarsi. Quindi è un lavoro che devi sempre continuare a coltivare quella specie di passione, quella specie di interesse per stare in piedi nella maniera corretta. Appena ti cade quella passione, ti verrà difficile stare dietro alla tecnologia che si evolve. Siamo nel settore della tecnologia, la programmazione è una continua evoluzione. Io ho visto i cambiamenti dal sito web che era orrendo, ha il sito web con il bel CSS, ha poi il responsive, la corsa al mercato di tutti i siti web di dover apparire bene in maniera chiara, visivamente parlando, sul telefono, sul mobile, poi le applicazioni, poi i gestionali, poi insomma c'è un'evoluzione continua. Una cosa continua, ora siamo ai social, ora sono i social che dettano le regole di mercato, quindi bisogna stare dietro ai social. Se un social introduce che ne so, Facebook introduce le chiamate con gli ologrammi, il vostro sito web deve avere le chiamate con gli ologrammi. Cioè, capiamoci, quindi bisogna stare dietro ai tempi, bisogna stare dietro alle tecnologie e la vostra mente deve essere abile, pronta e reattiva e quindi il programmatore non sarà mai un nerd solitario che sta lì a isolarsi, isolato dal mondo, che fa cose strane al PC, alla Matrix.